La dilatazione termica lineare, dei solidi in questo caso. In questo esperimento un'asta di metallo viene riscaldata e la sua lunghezza aumenta leggermente. L'asta è bloccata in questo punto e quindi si allunga dalla parte sinistra, andando a spingere su un misuratore, uno strumento che misura la lunghezza dell'asta. Viene riportato in questo grafico la lunghezza dell'asta in funzione della temperatura misurata da questo termometro. Vediamo che accendendo la fiamma la temperatura inizia a salire e si allunga anche l'asta. In questo grafico vengono riportate le misure sperimentali. Si vede che la lunghezza è aumentata con la temperatura. La temperatura è espressa in gradi centigradi e l'esperimento va immaginato che parte da 0 gradi centigradi. Questa è la lunghezza iniziale, chiamata L0, cioè la lunghezza a 0 gradi centigradi. Poi si vede che la lunghezza aumenta secondo una legge praticamente lineare. Questa è la retta che meglio approssima ai dati sperimentali e questa è la sua equazione. Si chiama la legge della dilatazione termica lineare e si legge così: la lunghezza raggiunta dall'asta alla temperatura T espressa in gradi centigradi, che ne so per esempio 50 gradi centigradi, 60 gradi centigradi, è uguale alla lunghezza iniziale, cioè quella a 0 gradi centigradi, quindi questo valore qua, L0, L0 moltiplicata per questo coefficiente. Questa equazione si può anche scrivere in modo che sia più, che diventi più evidente che questa è una retta, moltiplicando L0 più L0 lambda t. In questo modo si riconosce quindi una retta che parte dal valore L0 che è l'intercetta, cioè è questo valore qua, il punto in cui la retta interseca l'asse y nell'intercetta e il coefficiente angolare è L0 per lambda, coefficiente angolare che rappresenta la pendenza di questa retta. La variabile indipendente è la temperatura in gradi centigradi, che qui ho indicato espressamente TC per indicare appunto che è in gradi centigradi. Il coefficiente angolare è questo e dipende da questo coefficiente che si chiama coefficiente di dilatazione termica lineare, lambda, lettera greca. Questo coefficiente dipende dal materiale che costituisce l'asta di metallo in questo caso. Quindi abbiamo il coefficiente di dilatazione termica lineare dell'acciaio, del ferro, dell'ottone, dell'alluminio e così via. E in pratica questo coefficiente rappresenta e indica quanto un materiale si dilata quando viene riscaldato, quindi se si dilata di più o di meno, rispetto ad altri materiali. Immaginiamo quindi che a una certa temperatura TC la lunghezza dell'asta sia L, ad una temperatura diversa TC' sia L'. Per esempio a 50 gradi centigradi la lunghezza può essere 50 centimetri, a 60 gradi centigradi la lunghezza sarà 50 centimetri più una frazione di millimetro perché l'allungamento è sempre molto piccolo. Allora se andiamo a calcolare l'allungamento facendo la sottrazione L' meno L, quindi la variazione di lunghezza delta L sarebbe l'allungamento L' meno L, troviamo L0 lambda, perché questi due termini si semplificano, quindi rimane L0 lambda e nella parentesi TC' meno TC, cioè l'aumento di temperatura delta T in gradi centigradi. Qui l'ho scritto in modo più esplicito. L' meno L è delta L uguale L0 lambda TC' meno TC. E questo è l'aumento di temperatura delta T in gradi centigradi. Si vede quindi che l'aumento di lunghezza delta L è direttamente proporzionale all'aumento di temperatura. Facciamo un esempio. La temperatura è passata da 50 a 60 gradi centigradi, quindi l'aumento di temperatura delta T è stato di 10 gradi centigradi. E immaginiamo che l'aumento di lunghezza, cioè l'aumento di lunghezza dell'asta sia stato di un sessantesimo di millimetro. Allora, se raddoppiamo l'aumento di temperatura passando non più da 50 a 60, ma da 50 a 70 gradi centigradi, questo aumento di temperatura raddoppia, prima era stato di 10 gradi centigradi, ora è di 20 gradi centigradi, allora raddoppia anche l'allungamento, non sarà più un sessantesimo di millimetro, ma sarà due sessantesimi, cioè un trentesimo di millimetro. Questa è la formula inversa per calcolare lambda. Avendo misurato di quanti gradi centigradi è aumentata la temperatura e conseguentemente di quale frazione di millimetro è aumentata la lunghezza dell'asta. Questa
e anche sapendo la lunghezza dell'asta a 0 gradi centigradi. Ci torneremo dopo su questa formula quando vedremo come si realizza l'esperimento in pratica. Ricordiamo solo che ogni materiale ha il suo valore di lambda, il coefficiente di dilatazione termica lineare.